Bella a tutti ragazzi, sono Federico, bentornati sul mio canale. Che dire, 80.000 e passa iscritti, veramente un ringraziamento di cuore da parte mia perché siete la mia forza. Io ci metto tutto me stesso per fare questi video, anzi cerco di portarvene uno al giorno e non è proprio facilissimo, quindi grazie a tutti del supporto, sia ai miei iscritti, sia ai miei follower su Instagram. Veramente un abbraccio a tutti perché mi date veramente la mia forza. Come avete letto dal titolo, questo è un video fuck che moltissimi mi hanno chiesto, quindi che ho fatto ieri? Ho messo un post community, così si chiamano, su YouTube e ho chiesto a ciascuno di voi cosa, a quali domande avrei dovuto rispondere in questo video di Frequently Asked Questions, domande che mi fate di frequente. E ho scelto le migliori e adesso appunto risponderò alle domande che ho selezionato. Vediamo un po', sono le migliori, magari anche le più imbarazzanti, chissà. Allora, prima domanda, eccola qua. Che lavoro o attività fai per permetterti certi capi? Quindi come faccio a comprarmi tutte queste cose, mi direte voi. Che faccio? Lavoro, mi occupo di comunicazione, marketing, social media per brand di moda, aziende di moda. E niente, questo è prende dove prendo i soldi, lavorando. I miei genitori non mi hanno mai dato uno spiccio se non per comprarmi i calzini e le mutande, quindi ecco, i miei soldi derivano dal mio lavoro. Eseguo consulenze per un brand di moda, appunto, che gestisco sia dal lato marketing e comunicazione, anche web communication, e anche dal lato della comunicazione attraverso i social media. Quindi questa è la mia risposta alla prima domanda fatta da Alex Bortolussi. Ciao Alex, un saluto, grazie per la tua domanda per questo video. Giovanni Carron invece, ciao Giovanni, mi chiede: ma da dove deriva il nome Barengo e l'idea di aprire un canale YouTube? Il nome Barengo, cioè raga, è il mio cognome, mi chiamo Federico Barengo, Barengo è il mio cognome. E da dove deriva l'idea di un canale YouTube, di aprire un canale YouTube? Non lo so, ho provato, prima facevo video in inglese, solo in inglese con internazionali, con brand di lusso solo, e poi ho detto perché non provare a farle anche in lingua italiana, quindi per l'Italia. E a quanto pare ha funzionato, anche grazie a voi i miei iscritti, quindi big up e grazie a tutti. Ora passiamo alla prossima domanda. Marco Belotti, ciao Marco, mi chiede: già da piccolo eri appassionato dello streetwear? Vestivi già marche? Bella fra. Allora, già da piccolo sì, però erano tutt'altri marchi, erano più che altro quelli che fanno parte della sfera, potremmo dire, sia di skateboard che di brand un po' più indipendenti italiani. Vestivo un sacco un brand italiano chiamato Bastard di streetwear, che faceva anche roba da skate, da snowboard, non so se esista ancora. E però se adesso vedo un attimo in camera mia, mi sa che adesso c'è anche una felpa, adesso lo faccio vedere. Eccola qua, l'ho beccata, eccola qua, ne è rimasta una di felpa della Bastard. Vedete? Aveva la scritta qua sul... a parte il codone pazzesco, non lo so, cioè, non so quanti anni abbia questa felpa, eppure cioè, sta ancora in ottime condizioni. Aveva qua il logo sul braccio in azzurro, poi tutti i dettagli in metallo, tutti con la stampa in scritta di Bastard, e poi sul cappuccio qua c'aveva l'altro loro tipo di logo, ovvero una B e una A messa assieme, BA di Bastard. Quindi queste vestiva un sacco da ragazzo. Poi anche DC indossava un sacco, Quicksilver, tutti questi brand qua, e poi perché no, ovviamente Nike e Adidas, che erano imprescindibili. E anche Vans le indossavo un sacco, quindi questi diciamo erano i marchi che indossavo di più da ragazzino. Simo Lasio mi chiede dove sono nato. Ebbene, io sono di Roma, sono nato a Roma, vivo a Roma, quindi romano doc. Ecco qua, un'altra risposta a un'altra domanda. GCGXRR, trattino basso, underscore, un nome un po' difficile da pronunciare, comunque ti saluto, chiede: cosa ne pensi della gente di stile che però non utilizza i marchi firmati? E del fatto che ci sono bambini di 10 anni col felpozzo Supreme da 400 euro e non solo. La gente di stile che però non utilizza i marchi firmati, sono i migliori ovviamente. E poi ciò non toglie che non comprando marchi firmati, appunto, come vi ho fatto vedere in alcuni video, si possono fare outfit molto molto belli, appunto, senza spendere troppo, avendo appunto stile. Perché ricordate che comunque sia, la moda è una cosa, lo stile è un'altra, la moda è una cosa che segue trend, che cambiano di anno in anno, ma a volte anche di 6 mesi in 6 mesi. Lo stile è una cosa che resta. Angelo Timpani invece: poiché molti che ti seguono come me non hanno la possibilità di comprare prodotti streetwear, cosa gli consigli per riuscire a vestirsi bene? Appunto qua ritorna il discorso dello stile.
ci stanno un sacco di negozi che fanno capi di buona qualità, ad esempio anche Gap, non mi dispiace affatto la qualità dei capi Gap. Quindi per vestirsi bene non c'è bisogno di vestirsi di marca, non vestitevi con i loghi in modo da spendere poco, in modo da non avere loghi appariscenti che però dovete spendere 400 euro per avere una maglietta con il logo spiattellato sopra. Andate a vestirvi da negozi appunto come Gap o COS, che praticamente è il brand, diciamo, di lusso di H&M, che costa di più di H&M, però quando andate sotto i saldi a comprare troverete un sacco di prodotti a pochissimo prezzo. Il logo è questo, COS si chiama, a Roma ce n'è uno e anche a Milano se non sbaglio, ma anche in altri negozi in Italia. Quindi tocca trovare dei brand, dei negozi che offrono prodotti di qualità, ok, di buona manifattura, e però non costano troppo. Ovviamente non hanno loghi, però hanno tutti dei tagli e diciamo dei materiali che rendono ogni outfit e ogni capo abbastanza unico. Daniele G mi chiede, ciao Daniele, hai mai avuto un solo capo fake nella tua vita accidentalmente o spontaneamente? Sì, mi hanno venduto due volte dei capi fake perché mi hanno truffato. Uno, ne avevo fatto anche un video a proposito, è uno dei primi video che ho fatto in italiano di come differenziare una box logo vera di Supreme da una falsa, una felpa box logo, appunto perché mi avevano venduto, poi mi hanno ridato i soldi, mi avevano venduto un hoodie nero che era fake di Supreme. Ho fatto anche la spiegazione di come compararlo. E poi un altro capo che mi aveva venduto fake era una camicia del marchio Saint Laurent che avevo acquistato su un sito Vestiaire Collective, che è un sito dove in teoria quando tu compri qualcosa il venditore spedisce alla loro sede del sito di Vestiaire l'oggetto per controllarlo, un po' come StockX. Peccato però che non avevano controllato bene e la camicia, questa cosa di Saint Laurent, era falsa, l'immeriata falsa. Anche lì però sono riuscito ad avere i soldi indietro, quindi comunque sia tutto a posto, senza problemi, solo la perdita di tempo. Ora però passiamo alla prossima domanda. Francesco Acri, ciao Francesco, mi chiede qual è il tuo capo più costoso? Il mio capo più costoso, che però adesso non ho più perché l'ho rivenduto poi dopo un anno e mezzo che ce l'avevo, era questa giacca qua di Saint Laurent, disegnata Eddie Slimane, un biker di pelle, una giacca biker in pelle, in cui praticamente ogni tassello che vedete non è dipinta, non è colorata, ogni tassello bianco e nero che vedete come una scacchiera è cucito assieme agli altri. Quindi questa è la Damier Jacket della primavera estate 2014. Questo era il mio capo più costoso, che andava oltre i 5.000 euro, mi pare, in Italia costasse, il prezzo in Italia era di 6.800 euro il negozio, quindi questo era il mio capo più costoso, che sfortunatamente non ho più, però allego anche una foto qua mia in cui lo indossavo. Questo qua è veramente figo secondo me, poi datemi anche voi il vostro parere. Passiamo ora alla prossima domanda, mi chiede Antonio qua, è tipo impazzito, non lo so, forse è un hater. Sei gay? Sei vergine? Non ti rendi conto che la maggior parte dei capi super costosi che a volte indossi siano veramente tanti ridicoli? E che la tua è una malattia mentale che ti fa volere avere a tutti i costi roba di marca solo per il gusto di possederla? Antonio, guarda, no, non sono gay, non ho nessuno, anzi non ho nessuna cosa contro i gay, ma non sono gay. Sei vergine? No, non sono vergine. E poi la terza domanda, veramente non lo so, perché la mia non è una malattia mentale, appunto il mio è un lavoro con cui lavoro appunto e guadagno mensilmente, perché appunto, come ho detto nella prima risposta, mi occupo di moda proprio nella vita. Poi ci sta Carlo il Pollo, ciao Carlo il Pollo, che mi dice fuck, sei fidanzato? Bella Barengo, anzi Barego ha scritto, ora mi chiamo Barego Streetwear. Sì, sono fidanzato e c'ho una ragazza, infatti proprio per questo mi faceva ridere la gente che scriveva come Antonia, ma sei gay, sei vergine, eccetera, eccetera. A volte anche lei veste streetwear, però la maggior parte del tempo si veste più classica, perché sicuramente poi questa sarebbe una delle domande, una delle curiosità che vorreste sapere. Siamo arrivati alla fine del video dopo anche questa domanda del fidanzamento. Fatemi sapere poi se ne volete altri di video come questi in cui rispondo alle vostre domande, appunto magari seleziono i commenti qui sotto al video di oggi. Domani dovrei uscire con un nuovo video, una cosa mai vista in Italia, quindi preparatevi. Spero di riuscire a pubblicare questo video di cui sto parlando domani pomeriggio, vediamo se ce la faccio con il montaggio, il lavoro e tutto. E niente, che dire, grazie ancora per questi 80.000 iscritti ragazzi, siete veramente la mia forza.
e spero che vi piacciono i miei contenuti, quello che pubblico ogni giorno, i miei post su Instagram, eccetera, eccetera. E preparatevi perché prossimamente su Instagram ci sarà una giveaway di una di queste collane. Vedete? Fatta in Italia con l'Uzi del brand Web Online, di cui molti in passato mi hanno chiesto sia su Instagram che su YouTube. Queste le porto molto spesso, sono veramente fighissime, un sacco di gente mi chiede dove lo prendo, quindi farò una giveaway completamente gratuita sul mio Instagram con queste collane di argento o d'oro, poi vediamo un po' quale metto in palio. Il primo link qui sotto è il mio Instagram, quindi seguitemi e attivate le notifiche ai post, mi raccomando. Il secondo link è il link al mio negozio Big Cartel, dove spesso vendo oggetti che non indosso più oppure qualcosa resell. E il terzo link è il link per Drag Fashion Club, il gruppo Facebook che riguarda moda e streetwear più grande d'Italia. Quindi se vi piace questo argomento vi consiglio di iscrivervi. Da Federico per oggi è tutto, spero che vi abbia divertito questo video e anche sapere le mie risposte alle vostre domande. Ci vediamo domani, spero, o prossimamente. Bella a tutti!